Fino a 5 secoli fa la chiusa di Castelpietra a Calliano era il confine fra Venezia e il mondo germanico. Oggi il Festival Porto Beseno ha voluto virtualmente riaprire quel confine con una campagna social che ha portato più di qualcuno a pensare di dover tirar fuori il passaporto per passare sulla statale del Brennero. Abbiamo deciso di ricordare i 5 secoli proprio per il particolare momento contemporaneo e quindi di chiedere una riflessione su cos'è il confine e lo spostamento delle persone per problemi politici, militari. E quindi essenzialmente è stata una provocazione con una proposta a diversi artisti di partecipare a questa giornata a Castelpietra. Da lì sono nate 3 installazioni. La Linea d'Oro, opera dell'artista Flavio Marzadro, ricostruisce la traccia del confine attraverso dettagli ricoperti da foglie d'oro, la luce che traccia la linea e al contempo il denaro che si doveva pagare per superare il confine. Un lavoro sull'oro, un lavoro per rimarcare quel confine, per mostrare alla gente che c'era e quindi di riflettere sui confini che ci sono, sulle frontiere che potrebbero essere chiuse adesso e quindi anche qua potrebbe essere chiusa. Quindi sono stati messi l'oro su diversi sassi fino ad arrivare alla finestra del castello per rimarcare come un tempo c'era questa linea che non era una linea immaginaria come adesso, ma era una linea fisica e che impediva alle persone di passare a propria volontà, dovevano pagare. "500 confini" è invece un'installazione sonora. Si sentono le voci di 2 persone nate nel castello. Uno è un contadino, l'altro è il proprietario. Abbiamo deciso di portare queste 2 storie proprio come idea di confine. Anche i suoni che accompagnano l'installazione fanno parte di questo confine, la natura, il traffico che avvolge il castello. La banalità del confine raccoglie invece gli scatti a cura dell'associazione fotografica Trento Asa. Tutto per mostrare come quella linea che un tempo c'era e non è detto che non possa ritornare in futuro, è molto di più di un semplice confine.